Allora, diritti umani, subito. Ho riflettuto se non fosse necessario anche dire due cosette a chi come me è contrario a questa situazione. Allora, mi rivolgo sia al Morris che al Greg che a chiunque altro. Giustamente, è molto preoccupato del progetto mondiale, globale, che può portare a soffrire veramente l'umanità. Dobbiamo stare attenti, guardate, perché è vero che questo è un momento di lotta, di protesta, ma deve essere anche un momento di proposta, perché soltanto, fare controinformazione dicendo il loro progetto è questo o quest'altro, genera panico tanto quanto ne generano loro e rischiamo quindi di essere come loro. Che cos'è l'amore? L'amore è lottare appunto per i diritti umani di tutti, sia i miei che quelli degli altri, perché siamo un tutt'uno, d'accordo? E questo concetto del tutt'uno e dell'uno non vuol dire essere degli struzzi spirituali che nascondono la testa sotto la sabbia e aspettano un miracolo che non arriverà. Ognuno di noi parte da un punto di consapevolezza, che non è il punto di vista, no, no, è proprio il punto da cui una persona ha il suo sapere, consapevolezza, stare con ciò che si sa. Io ho il mio punto di consapevolezza, io sto con le cose che so io. Perciò penso che si debba fare delle proposte su come le persone si possono governare, autogovernare e gestire questo paese. Vi allegherò nella descrizione di questo video alcune spiegazioni che sono state fatte da un altro YouTuber che io trovo molto interessanti, su come possiamo arrivare a governare a questo paese senza uno Stato, senza andare a votare. Perché se c'è una cosa sulla quale non tornerò sicuramente mai più sui miei passi, è proprio quella di non andare a votare mai più. Perciò, cominciando da me, cercherò di non veicolare ulteriore paura non necessaria, perché a prescindere dal fatto che si possa essere chiamati complottisti, quello che conta è che il nostro punto di vista può davvero spaventare gli altri e non riusciamo a ottenere ascolto. Non riusciamo a tenere ascolto, cioè non riesco a tenere ascolto se mi comporto da talebana, della controinformazione. Perciò ora mi voglio anche occupare di spiegare alle persone alcune cose riguardo a come potremmo governarci. Perché la democrazia diretta che mi hanno rifilato i 5 Stelle era una sola. Ne esiste un'altra di democrazia diretta. Così come il federalismo che cercano di rifilarmi quelli della Lega. È una sola, anche quella. Ne esiste un altro di federalismo. E infine, centri sociali occupati, autogestiti. Pirla cialtroni che non siete altro. Esiste anche un'altra autogestione, che non è quella che avete voi negli scontrini social club. Ciao.